proseguono i lavori per la linea 3 della tranvia a Firenze. Da sabato 5 luglio è scattata la chiusura di via Alderotti per gli interventi necessari allo spostamento dei sottoservizi. Oggi la prima giornata di test del traffico che è già andato in tilt. Inizia così il tormentone dei cantieri che ci seguirà per oltre 3 anni e sabato toccherà Piazza Dalmazia, che nella zona centrale subirà un restringimento. È un lavoro fatto subito, prima possibile, e che i lavori non si interrompano per le solite cause per aumentare poi il costo. Ecco, sarebbe bene facessero alla svelta e non ci si pensa più. Chissà che succederà qui in Piazza Dalmazia ora. Bene, speriamo che facciano la svelta. Ecco perché la zona... Sì, abbastanza tragica perché c'è il Careggi vicino. Sì. Di movimento economico non ce n'è più. Un pochettino per la crisi, un pochettino avevamo il senso di marcia soltanto a salire. Ora ci iniziano questi lavori, quindi siamo penalizzati al massimo. Non sappiamo come risolvere più i problemi. Il negozio è sempre vuoto, come noi e tutte le altre attività qua intorno. 8 agosto del 2007, tra un giorno e l'altro misero i cartelli per chiusura strada per un mese causa lavori tranvia. Sono passati 7 anni e il senso di marcia non è stato cambiato. Noi come attività commerciale ci hanno dimezzato oltre il 50% del fatturato. E ora niente, se continua così si chiude. È una gran diminuzione di clienti perché il passaggio solo da una parte è drammatico, senza contare poi questi lavori che secondo me si poteva aspettare in questo grande momento di crisi a farli, ecco.